Bentornati nella redazione dell'Agenzia Italia, ancora viva l'Italia. Abbiamo salutato da poco la scrittrice Chiara Gamberale, abbiamo parlato d'amore e di buchi nel cuore, quindi su tutto l'altro piano. Adesso andiamo in politica, Giuseppe Minzolini, Marvin Ceccato, Mao per gli amici dell'Agi, ma ogni tanto mi scappa Mao, lo dico perché sennò sembro È pazzo. una bella sigla. E sì, bello, Mao è bella. Roberto Fico, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. La settimana scorsa c'era Luigi Di Maio, tra l'altro qua, è stato qua, Sì. credo sia stata la sua ultima uscita prima di andare a Gemelli, non che le cose siano collegate ovviamente, anche se è stato per 1 ora e 20 da noi, Siete forse stati buoni l'abbiamo voi. faticato. Come Anzi, sta proprio Di Maio? Come un sta Di Maio? saluto a Luigi. È ripresa, tutto bene, siamo Noi l'avevamo tranquilli. trovato in gran forma quel giorno, invece Quindi evidentemente sta tornando. sarà ancora Ma la un politica logora così tanto? La politica sicuramente logora, non è semplice gestire, c'è uno stress molto grande, molto forte, le responsabilità sono tante, c'è una visibilità, si diventa personaggi pubblici, quindi Ma voi già sentite questa sicuramente pressione sì. ancora prima di arrivare al governo? Cioè già la Ma la sentite? pressione non è solo quella del governo, la pressione è delle responsabilità che tu porti rispetto anche a tutti i cittadini italiani nel Parlamento, devi portare istanze, ascoltare tutti, quindi è un lavoro molto faticoso. Senti, siamo a fine legislatura, quindi un po' adesso finalmente vi Chi cominciano. l'avrebbe detto mai, eh? Esatto. Nel 2013 dicevamo che tra Mi 6 mesi è diceva finito. bene. E invece, però. Quindi tu pensi che a fine legislatura probabilmente sarà Si allunga, 2019. 19, è lungo in un altro modo. E l'altra volta abbiamo detto con Luigi Di Maio che un po' quello che si dice in giro, avevo ripreso anche un pezzo del Fatto Quotidiano, è in fondo non sappiamo chi è Di Maio. Cioè, nonostante tutto, ancora la gente vi ha visto in scena, ma non vi conosce davvero. Ci dici un attimo invece due cose su di te, proprio su Roberto Fico, Napoli, come è Sì. cominciato? Era il Con i meetup. 2005, sì, con i meetup, ho fondato il meetup di Napoli il 18 Prima luglio che del facevi? Prima che 2005. esistesse Beppe Grillo, andavi agli In quel spettacoli. momento stavo lavorando, quando ho fondato il meetup di Napoli, lavoravo in una casa editrice, che era il gruppo S Libri, e mi occupavo di editing Dicevi di l'editor testi. di testi. Facevo, sì, lavoravo proprio in una casa editrice a 360 gradi. E il primo E quindi, meetup? primo meetup 2005, Era proprio Napoli? proprio Napoli, ne aprimmo 10 contemporanei in Italia. Il primo esperimento fu a Milano, lo fece proprio già Roberto Casaleggio, e poi lanciò la piattaforma dei meetup tramite il blog di Grillo. A me sembrò una buona idea e fondare il meetup di Napoli. E così, nella prima riunione, che era a Cioè, secondo settembre. me ancora già la gente lo ha che c'è, tutti noi sappiamo che il movimento nasce dai meetup, ma secondo te oggi l'opinione pubblica sa che esistono, ci stanno ancora, sono vivi, ci Sì, si può partecipare? sa, C'è stato uno strumento fondamentale è per il stato uno vostro ingresso in strumento politica. Che fondamentale, è ma rimasto dei meetup? dico una cosa, i meetup sono rimasti, esistono tuttora e c'è un lavoro sul territorio che è molto grande e molto Cioè, forte, è è ancora la porta diverso. d'ingresso per entrare nei 5 Stelle? Cioè, se uno vuole partecipare, deve andare nella propria città, nel meetup della propria città? Sarebbe auspicabile andare nel meetup perché lì inizi una sorta di. Ti metti in gioco, cerchi tramite la tua competenza di migliorare qualcosa del vivere comune, del vivere nella tua città, Quindi perché vai su questo è lo internet, spirito cerchi il meetup iniziale. della tua Cerchi città, meetup, meetup di esatto. Napoli, ti Però uno iscrivi. dice io che arrivo dal meetup e alla fine decide tutto Grillo. No, ma il meetup non c'entra, i meetup sono spontanei, si fa ciò che si vuole nel rispetto dei valori che contraddistinguono i meetup di tutta Italia e via, non decide tutto Grillo di meetup. Anzi, io penso che noi siamo gli unici dove non gestiamo le candidature, non gestiamo soldi perché rinunciamo ai rimborsi elettorali, quindi i capi partito che gestiscono candidature e soldi da noi non ci sono. Ieri al Fatto Quotidiano ha detto che devono cambiare un po' i meetup, che poi esce una fase nuova. Sì, Cosa una ti fase riferisce? nuova perché. Noi abbiamo avuto due periodi fondamentalmente, per semplificare, il periodo in cui non esisteva il movimento, esisteva solo un attivismo civico e allora chiunque si avvicinava, Era ma in uno divertente quel spirito periodo, bellissimo, in però. un Cioè, periodo onestamente era più. è più duro, è più complesso adesso. È molto bello perché quando riesci a gestire una complessità che è più ampia, hai anche più opportunità di fare bene, di fare il bene del paese. Quando c'erano solo i meetup, non c'erano liste, non c'erano candidature, non c'erano voti, quindi si agiva, diciamo, in un modo più laico. Oggi invece possiamo oggetto anche di persone che vogliono avvicinarsi per candidarsi, mentre prima la candidatura era vista da donna, se ci dobbiamo candidare, qualcosa che non pensavamo proprio, e poi alla fine invece abbiamo Sbaglio, deciso. lei propone il rafforzamento del Sì. meetup, per cui in che senso? E il rafforzamento dei meetup significa che noi dobbiamo provare a trasferire di nuovo dei valori che siano positivi, che le cose si possono fare al di là delle candidature, al di là delle liste, che bisogna ragionare sui Cioè temi. che la candidatura non è lo scopo per No, cui entrare in politica, la come candidatura non è lo scopo di Mentre entrare un in po' oggi quel rischio politica. c'è perché vi Il vedete rischio recepiti, cioè c'è. primo partito e quindi c'è una Il corsa al rischio c'è, se tutti i sondaggi ci danno oltre il 30%. 30, è chiaro che attorno si può creare. Noi dobbiamo creare le condizioni
persone l'humus buono affinché questo tipo di arrivismo venga bloccato. È tutto lì, ma sono rischi che quando cresci noi già li mettavamo in conto, e fino adesso, devo dire la verità, in linea di massima è stato gestito tutto al meglio. C'è ancora uno spontaneismo molto forte. Ma la piattaforma Rousseau e comunque la rete hanno un pochino sminuito il ruolo dei meetup, nel senso forse la comunicazione avviene più online fra di voi che non a tu per tu? I meetup erano online e poi ci si incontrava anche fisicamente sul territorio. Rousseau oggi è una, possiamo dire, un portale a 360 un social gradi, network interno. Un social network interno che l'altro giorno Di Maio ce l'ha fatto vedere, che riguarda anche possiamo anche prenderlo dal sul sito, dove abbiamo le varie applicazioni per la vita, movimento5stelle.it, e da lì accedi e quindi noi abbiamo oggi un social network davvero interno, ma dove è accessibile a tutti, basta iscriversi e lì puoi partecipare. Allora puoi partecipare alla vita del Parlamento, alla vita dei consigli regionali, alla vita del Parlamento europeo. Cioè chi è che può iscriversi a Rousseau? Tutti, lei si può iscrivere a Rousseau e... Ti sei iscritto a Rousseau, Marvin, per vedere no, che c'è dentro? No. Ma facciamo, poi... puoi iscrivere a Rousseau e partecipare. Ti vuoi loggare tu? Sì. La password... Non la voglio vedere, l'ho battuta. Perché se no... No, se la facciamo No, vabbè. L'ho collegato? Ci sei? Sì, un secondo. Questo ma è sbagliato? Voglio vedere. Perché questo è acceso. Questo cos'è? Cosa devi scrivere? Movimento? No, ti esce. Beppe Grillo esce direttamente. Qualunque cosa digi dice Beppe Grillo, non so perché adesso che andiamo da qui, vedi intanto qui mancano 164 e 3 giorni alla pensione dei parlamentari, quindi a settembre. E qui c'è tutta la spiegazione su Rousseau. E qui ti puoi iscrivere e... o ti puoi loggare. E lo usate tanto? Sì, si usa sempre di più, lo siamo. Qui però voglio dire a tutti che si possono iscrivere e quindi partecipare alla vita generale del movimento. Però non ti metti che si iscrive qualcuno sotto che vuole farsi i fatti vostri. Cioè nel momento in cui si diventa importante... No, ma i fatti nostri mica sono nostri privati, sono fatti del paese pubblici, qui si discute delle leggi, puoi emendare delle leggi, puoi fare una richiesta che oggi in questi giorni abbiamo presentato altre leggi che sono state proposte dai cittadini iscritti a Rousseau e quindi le abbiamo presentate in Parlamento. Noi stiamo cercando di applicare... Cosa è arrivato da Rousseau in questi giorni che avete presentato? Sono arrivate due leggi, non l'ho seguito perché l'ha seguito affari costituzionali, se non sbaglio il processo, ora non mi ricordo quali, però sono state presentate queste persone. Cioè, ieri David Casaleggio ha detto che voi siete un po' Netflix e gli altri partiti sono blockbuster, una definizione abbastanza forte. Sì, però è una definizione puntuale, cioè la condivido molto. Cioè che lì ancora io vado lì, mi affitto il DVD, è un po' come se c'è un periodo digitale e un periodo analogico. Noi apparteniamo a un periodo digitale e quelli prima di noi ancora di più. Quindi il movimento è destinato a crescere perché sta intravedendo il futuro. E già io che ho 42 anni lo stiamo gestendo, ma chi verrà dopo di me a 30 anni, 20 anni, cioè il movimento sarà nel pieno della sua crescita e sarà anche superato dai nuovi nativi digitali. Così funziona e sarà stupendo, perché oggi le tecnologie, i contenuti cambiano, viaggiano. Cioè, pensa, noi stiamo in questo momento rinnovando la concessione alla RAI. Sì. Col parere in vigilanza, e la vecchia legge diceva che la concessione era ogni 20 anni, ora la nuova ogni 10 anni, ma probabilmente anche 10 anni sono troppi, arriveremo a 5, arriveremo perché a 3, devi rivedere il contratto di perché servizio. Tu devi rivedere tutto, perché in 3 anni è cambiato il mondo delle tecnologie, il mondo dei contenuti, anche il trasferimento, cioè cambia tutto così velocemente. Senti, che a volte è anche difficile che il Parlamento stia dietro a questi cambiamenti, e mentre discutiamo una legge magari è già più vecchia, e quindi oggi c'è un problema che io chiamo di sincronicità del processo legislativo.
tra il Parlamento e la realtà che è molto più veloce del Parlamento. Allora ciò che oggi deve fare il Parlamento è sì gestire il presente, ma soprattutto organizzare il futuro affinché questo futuro non gli venga addosso e poi a spese di tutti i cittadini italiani. Cioè, questo è un modello di democrazia diretta, ma è davvero democratico? Molti si chiedono. Sì, è democratico. Perché da fuori non venite percepiti come così democratico. È democratico nel momento, se partecipi vedrai che è democratico nel momento in cui le persone sono informate, è molto democratico fare i passaggi che abbiamo fatto e che stiamo facendo sul programma con dei video di esperti neutri che parlano di alcuni argomenti, leggendo dei testi e poi votando. E siamo sempre in fase sperimentale, perché questo è un esperimento che stiamo migliorando di giorno in giorno e può andare anche molto più velocemente, ma c'è bisogno comunque del tempo per far comprendere anche alle persone che partecipare in un certo modo fa bene a tutti. Nel confronto fra voi parlamentari, questa è una cosa che mi incuriosisce da tanto tempo, emergono molte diversità, cioè siete un popolo eterogeneo o siete tutti molto simili, la pensate tutti alla stessa maniera? No, siamo un popolo eterogeneo e questo è il più grande valore del Movimento 5 Stelle e soprattutto è la grande particolarità, nel senso noi veniamo dalla crisi delle ideologie del Novecento, dai partiti che ormai hanno terminato in qualche modo la loro storia e il loro corso, e c'era bisogno, si avvertiva il bisogno di qualcosa di nuovo. Allora tutti veniamo in qualche modo da un progresso pensiero, da una progressa ideologia, ma agiamo in un mondo che è post-ideologico e anche che agisce nella post-modernità. Chiedo scusa, ma vorrei fare una domanda diretta. Questo significa che nel Movimento 5 Stelle stanno insieme anche destra e sinistra? Nel Movimento 5 Stelle stanno insieme chi votava a destra, chi votava a sinistra, ma che ha rielaborato il suo pensiero in un'altra chiave che secondo me è più moderna, realmente che agisce nella modernità e cerca di essere più contemporanea. E quindi rivedendo anche un po' gli errori di alcuni partiti, rivedendo un po' anche il tuo pensiero rispetto alla tua percezione del passato, è anche una revisione un po' di tutto, ma per andare verso il futuro. Cioè dire post ideologici non è una frase così, o dire postmodernità, è quello che sta avvenendo. E quando le società cambiano davvero nella profondità, cambiano quando cambiano due fattori, che è quello, per dire, il comunicativo, e poi parliamo di energia, a quello energetico. Sono i due grandi fattori che fanno mutare la società. La comunicazione è cambiata, lo vediamo dalla rete, il modo in cui ci informiamo, ed è uno dei fattori, e anche l'energia, il modello di approvvigionamento sta cambiando, e quando cambiano questi due fattori cambia la società. Però non arriva tutto in un secondo, quindi c'è una transizione, no? E noi dobbiamo gestire questa transizione. Senti, ci sono molte domande di politica posta, sì. Che ti sta per fare Giuseppe adesso. Una pure banale, partendo da Rousseau e da questo processo, sì. In cui possiamo dire che finalmente una fase dei 5 Stelle è archiviata? Quella che vi hanno attaccato addosso delle scie chimiche, dei vaccini che fanno male, della magnitudo dei terremoti che è taroccata per non dare i rimborsi, cioè una fase comunicativa di quel tipo lì, diciamo scientificamente meno affidabile, è archiviata, si entra in una fase in cui presentato un programma come quello sull'energia ieri che sì, è ruminato, ma rimuginato, studiato, riverificato per tanto tempo. Il punto che è archiviata, io penso che anche prima noi avevamo delle proposte che erano molto approfondite, le proposte sugli inceneritori, l'abolizione, sulle discariche, sul rivedere i certificati verdi che erano inseriti in modo truffaldino nella bolletta dell'Enel, il significato delle parole, il significato di missione di pace, che poi alla fine sembrano sempre missioni di guerra, i rimborsi elettorali. Sì, però poi alla fine quando uno poi se all'epoca c'era l'idea delle scie chimiche, ma un po' nella società italiana, non solo nel Movimento 5 Stelle o nei meetup, qualcuno portava se ne parlava perché è giusto parlarne, poi anche rispetto a c'erano delle interrogazioni parlamentari, insomma se ne parla, ma non significa che poi quello è il movimento, quella linea del movimento, o noi parliamo di scie chimiche. Era un po' ridicolizzare il Movimento 5 Stelle per sputtanarlo, però è finita così. Quella fase lì, cioè, sì, nel senso che se qualcuno porta qualcosa del futuro ancora che pensa, noi lo elaboriamo, poi diciamo che è una stupidaggia. Perfetto. Perché non c'è nessuna interlocuzione con altri partiti? Questo è un dato che personalmente ritengo falso perché noi abbiamo un'interlocuzione costante in tutte le commissioni, nelle sedi precostituite, alla Camera sia al Senato e anche nelle commissioni bicamerali.
Io presiedo una commissione bicamerale e le posso dire che tutti gli atti che abbiamo fatto uscire dalla commissione, quelli importanti come il parere sul contratto di servizio, le norme sulla par condicio, sono uscite all'unanimità, perché il dialogo è importante. Altra cosa sono situazioni che agiscono fuori dal Parlamento, fuori dalle aule, fuori dall'aula, fuori dalle commissioni, allora lì non ci interessa quel tipo di interlocuzione, perché l'interlocuzione della politica è sempre gestita da parole e da pochi fatti, anche legge elettorale. Parole, andiamo ai fatti, l'avete calendarizzata, possiamo parlarne, c'è la proposta del PD in commissione, la portate, così come proposta Richetti, si parla della proposta Richetti sui vitalizi, noi le abbiamo le nostre, l'avete portata, siete voi la maggioranza, l'avete calendarizzata, lo potete fare, non l'hanno fatto, perché sono spaccati, perché non vogliono, una fazione vuole portare la legge Richetti, sì, l'altra no. La proposta Richetti non è calendarizzata, lo chiedo a voi. No, sì. Non è calendarizzata. No. Non è calendarizzata da tipo 3 anni. Quindi di cosa parliamo? Noi siamo l'opposizione, per noi cioè vorremmo calendarizzare le nostre, ma se la Richetti è una buona invece, legge, la legge nostra, elettorale parliamo. È venuto da te Rosato, sbaglio, l'altro giorno? Sì. Ma questa per esempio è una normale interlocuzione tra capogruppo del Movimento 5 Stelle, io e Rosato, presidente del Partito Democratico, che siccome il giorno prima era stata calendarizzata la legge elettorale di nuovo dopo tantissimi rinvii a maggio, mi chiedevano a che punto eravamo sulla legge elettorale. Siamo disposti a votare il Mattarellum, per esempio? No, noi siamo disposti a fare quello che abbiamo detto, non votare il Mattarellum, ma a andare il prima possibile alle elezioni con la legge che è uscita dalla Corte Costituzionale, che chiamiamo Legalicum, e applicare la stessa al Senato levando i capilista bloccati. Ma quindi alla fine di questo percorso che immaginate con due proporzionali di quel tipo, sì, che cosa succede? Cioè, pensate che ad arrivare al 40 o pensate che... Cioè, che succede dopo? Ma io non lo voglio dire per scaramanzia, però lo dico, noi pensiamo di arrivare al 40. Ma detto questo, pensate di recuperare 10 punti in campagna elettorale? No, non è che partiamo da 20 per arrivare a 30, cioè recuperare. Andiamo nel nostro percorso, eravamo a 0, siamo a 30. Quindi non è il problema. La cosa che è incredibile è che dal 2006 la classe partitica e politica di questo paese ha creato una legge elettorale di nome Porcellum, poi ritenuta incostituzionale, e poi ha creato l'Italicum, ritenuta incostituzionale prima ancora di usarla, ma soprattutto prima del referendum costituzionale, il che ha creato un mostro dove c'è una legge rivista dalla Corte Costituzionale alla Camera, quindi diciamo la vostra... l'Italicum è rivisto, e al Senato una legge incostituzionale Porcellum che è il consultello. È una pazzia, e allora, ma che devono gestire queste persone se in 10 anni hanno fatto 2 leggi elettorali incostituzionali, hanno levato anche il diritto di scegliere ai cittadini levando le preferenze, e adesso ancora i capilista bloccati. Ma voi le preferenze le vorreste rimettere? Noi le vorremmo rimettere, è stato il nostro primo V-Day, il reinserimento delle preferenze, e noi siamo rimasti ancorati per da un po' alle cose che dicevamo nel 2008, quando ancora non c'erano nemmeno non c'era il Movimento 5 Stelle. Rete, visto che tu dici, allora restiamo con questa legge elettorale, adeguiamo Camera e Senato, togliamo i capilista bloccati e arriveremo al 40. Ti chiedono che iter bisogna fare, Dominic Russo, per presentarsi come potenziali parlamentari oltre che essere iscritto al movimento? Che cosa che bisogna iter fare? Bisogna fare per diventare parlamentari, potenziali parlamentari? Cioè, bisogna... l'idea di questa corsa, di questo interesse che c'è, dici 40%, dici quanti seggi vale. Come si fa? C'è questa... bussano in tanti? Sì, sicuramente busseranno, ma noi facciamo le cose online, ti dico come è andata l'ultima volta, molto semplicemente. Tutti gli iscritti a una certa data del Movimento 5 Stelle, che erano già stati una volta almeno candidati in lista, hanno avuto la possibilità di candidarsi alle elezioni politiche nazionali. Una parte ha detto sì, una parte ha detto no. Sono stati votati, si sono state fatte le liste. Io per esempio sono arrivato primo in campagna 1 e poi sono stato eletto in Parlamento con le elezioni politiche. E questa volta andrà così? Così. Direttore, posso andare oltre? Vai oltre. Ma se il Movimento ti chiedesse di andare al governo, che ministro vorresti essere? No, ma non... Ci pensi No, non ci penso. Non ti stai preparando, quindi... Non mi sto preparando a diventare ministro, mi sto preparando a cercare sempre di lavorare
nel modo migliore nel Parlamento, nel movimento, e cercare di portare avanti ciò che ci siamo detti dall'inizio, con un patto non scritto con il popolo italiano, senza contratti falsi, ma con tipo alla Berlusconi, ma contratti che hai dentro moralmente, che cerchi di portare avanti in tutti i modi. La coerenza nella rinuncia degli stipendi, della rinuncia ai rimborsi elettorali. Io mi ricordo quando nessuno nel paese dei cittadini sapeva cosa fosse il rimborso elettorale, e quando l'abbiamo scoperto, noi l'abbiamo scoperto perché quando siamo entrati in Emilia Romagna e in Piemonte, le due ragionerie ci volevano dare 1 milione di euro come rimborso elettorale, pur avendo speso tipo 20.000 euro di campagna elettorale. Quindi tu spendi, i rimborsi elettorali sono collegati ai voti. Sono collegati ai voti, ma no a una, cioè una a 5 sulle spese. Quindi è un'assurdità. Abbiamo detto: guardate, ma non ce li date questi soldi, no, ve li dobbiamo dare, non ce li date. Allora nascondavamo il conto corrente, il bonifico, e non ce li hanno dati. E così abbiamo iniziato a rinunciare e abbiamo fatto questa lotta fino a entrare in Parlamento, e in questa legislatura i partiti politici hanno continuato a incassare milioni di euro all'anno, tipo 45 il PD e così via, fino a quando la nostra battaglia è stata talmente dura e forte, e abbiamo riportato alla ribalta nazionale un tema così fondamentale, che Letta ha dovuto fare una legge che piano piano li ha aboliti fino al 2017. E adesso col 2 per 1000 incassano pochissimo, perché spontaneamente nessuno gli dà i soldi, ma se invece te li prendi al modo truffaldino, a norma di legge, ti pigli tutti i soldi del mondo. Senti, quando è venuto Di Maio ci ha detto che in sostanza in questi 4 anni avete imparato un sacco di cose, avete fatto anche alcuni errori come normale, in 4 anni si fanno, meno male. E mi ha detto: dall'esperienza della Raggi abbiamo capito che dobbiamo arrivare, se dovessi arrivare al governo preparati, cioè non possiamo arrivare e poi pensare dopo ai ministri, usciremo con la lista dei ministri prima e la daremo agli elettori. Quindi ha detto, anzi è venuto qua, ha fatto un appello, ha detto alle menti migliori del paese: veniteci a aiutare, che è un po' quello che succederà sabato a Ivrea, no? Quando sabato fate un incontro a Ivrea con personalità che non sono dei 5 Stelle, ma sì, di vario tipo, per ascoltare, ragionare, pensare, parlare di futuro. No? Questa secondo me è la cosa migliore, non è che si deve ragionare solo con persone del Movimento 5 Stelle, ma chi sono le persone del Movimento 5 Stelle? Chi vota il Movimento? Il Movimento 5 Stelle è anche un modo di vivere, una filosofia di vita, puoi anche non votare il Movimento, essere del Movimento 5 Stelle come idea. Quindi benissimo ragionare con tutti. Io spero che un giorno il Movimento 5 Stelle non avrà più ragione d'essere, perché avremo risolto una serie di nodi e saremo entrati finalmente in una nuova epoca, e quindi chiuderà il Movimento 5 Stelle per lasciare poi lo spazio a tutto quello che di buono abbiamo creato. Cioè tu pensi a un periodo in cui contaminate così tanto gli altri, come pratiche, come idee, come valori, come idee, che poi tu rendi obsoleto il tuo movimento, e questa è la grande auspicio. Quindi dentro la squadra ci saranno anche tecnici, esperti dentro la squadra di governo? Noi sempre abbiamo detto, ma questo da anni, infatti il blog ha sempre ospitato tantissimi interventi, di chiedere ma aiuto, cioè di mettere a disposizione di tutti, delle comunità. Se avete chiesto io per esempio aiuto a Davigo, non abbiamo chiesto aiuto specifico a nessuno, magari ci troviamo su dei punti di alcune relazioni che possiamo leggere in interventi pubblici. Io insieme ad altri colleghi siamo andati a trovare Di Matteo a Palermo qualche anno fa durante un periodo duro, anche se poi io sono convinto che la separazione dei poteri dello Stato è molto importante, magistratura, potere governativo e esecutivo e legislativo devono essere separati realmente. E infatti si sta discutendo proprio di questo. Cioè sulla legge, sulle doping in politica voi siete contrari che ci sia questo, le famose porte girevoli? Sì, assolutamente. E quindi votate la legge che vogliono portare in aula? Che stanno... stiamo decidendo ancora cosa votare nel merito, stiamo lavorando ancora. 3 domande al volo dalla rete e poi torniamo da loro. Uno è il coordinamento territoriale indetto da Beppe con un suo post, che fine ha fatto Pasquale Napolitano? Non so di cosa si... C'era un coordinamento territoriale? No, ma non esistono coordinamenti territoriali, no. Ti chiedo, no? Coordinamenti territoriali sono solitamente, non sono coordinamenti, e sono persone che si prendono in carico qualche iniziativa da portare avanti per il bene di tutti, ma non è un coordinamento. Intendete regolamentare i meetup sul territorio al fine di evitare la formazione di liste contrapposte? Le liste contrapposte esistono e fino adesso le abbiamo gestite. Ci sono due liste del Movimento 5 Stelle che si devono presentare, perché quello che dico sempre è che noi non gestiamo
i meetup da un punto di vista tu devi entrare, tu non puoi esserci, ma noi gestiamo esclusivamente le liste dopo con una certificazione. Chi rispetta i requisiti può candidarsi nel Movimento 5 Stelle. Spesso ci sono due tipi di liste, ci sono due liste che si presentano nel movimento, e allora iscritti, certificati, residenti in quella zona votano una o l'altra lista. Quali requisiti non rispettava alla fine la Cassimatis? Questo, se me l'avete capito voi, in questo termini. È una documentazione che ha Beppe Grillo, ma in ogni caso ma non ve l'ha detta neanche in ogni caso è il regolamento che parla chiaro, perché nel regolamento c'era scritto tutto. Poi puoi dire a me non piace questo, no, regolamento. Ma era solo il merito, cioè cosa no, dico, anche, ma anche la Cassimatis, chiunque vuol dire a me non piace questo regolamento, mi fa schifo, non è democratico che Beppe, che è il garante, può decidere alla fine di dare o meno il simbolo, però ti candidi in questo movimento, firmi quel codice, e dopo ti va bene 99 volte su 100 perché non c'è motivo di intervenire, una volta non si interviene e via. Poi voglio dire, Beppe non si candida, Beppe non è mai un candidato. Beppe non ha cariche di governo, governative, non è nel movimento in quel modo, è un garante, quindi è terzo, e un terzo può secondo me avere uno sguardo migliore sull'uso meno del simbolo. Oggi noi presenteremo. Sì, ma mi chiedo, voi non vi siete fatti una domanda, cioè qual è il problema della Cassimatis? Ve lo siete detto tra di voi? Cosa ho sbagliato? Questo era un problema di Genova locale, e su documentazione e segnalazioni le ha ricevute Beppe, le ho ricevute io. Quindi vi fidate così? Non ci, ma non è che ci fidiamo così, però dico, è proprio nel regolamento. Certo. Cioè, o cambiamo il regolamento perché dice non ci piace, però adesso direi che è andato abbastanza bene. Sì. Stiamo presentando tantissime liste in queste ore. Per le amministrative di giugno, non mi sembra che ci siano tutti questi problemi. Bene. Con Pizzarotti il rapporto è completamente chiuso. Pizzarotti farà, da quello che ho capito, la sua lista civica e si vedrà. E il collegamento con la Cassimatis era quello il problema oppure non era? No, non lo so se c'era un collegamento, perché io non conosco la Cassimatis, non so che relazione aveva con Pizzarotti, davvero non lo so. Senti, nel PD si comincia a dire dobbiamo dialogare con i 5 Stelle, lo dice sempre Emiliano, lo dice tutti i giorni, adesso addirittura oggi Renzi dice finalmente ho capito che Davide Casaleggio è uno serio, ci possiamo parlare. È sveglio, Renzi. Sì, no, 2017 aprile. No, il punto è, cosa significa dialogare? Oppure cioè, Bersani ne ha parlato l'altra volta. Abbiamo idee di dialogo che sono diverse. Dialogo è sempre un mettersi d'accordo per magari fare alleanze, più inciuci di palazzo, più mettere d'accordo fazioni. Per loro è questo molto il dialogo, ma io li capisco, perché loro sono stati abituati a questo da sempre. Quindi è la loro frequenza politica, il loro modo di agire, quindi io li capisco perfettamente. Però non è la nostra, noi agiamo proprio su un'altra frequenza, è come onde FMM, non ci troviamo su questo. Allora iniziamo prima di tutto a capire cosa significa dialogo. Dialogo non è sulle leggi in Parlamento, dialogo non è nelle commissioni dove tu presenti una legge, ne presenti un'altra e cerchiamo di avvicinare per il bene del paese le due leggi, come abbiamo fatto sugli ecoreati. Ci siamo riusciti lì, proprio all'inizio. Certo. Perché c'era poco governo, zero governo dentro, e c'era tutto il Parlamento. E discuteva, e siamo arrivati a trovare buoni punti di caduta, e oggi una legge che viene applicata. Nonostante questo vi accusano di dire molto spesso no, di volere tutto e di non accontentarvi di quello che può essere un nobile anche compromesso su alcune normative, su alcune leggi, è così? Cioè, io non posso oggi, nello stato in cui siamo, accontentarmi. Il movimento non può accontentarsi di un compromesso che è il meno peggiore, di una cosa che fa meno schifo. Cioè, per questo paese ci vuole il meglio, allora dobbiamo accontentarci tutti su un livello altissimo. Io accontentarmi a livello a ribasso non lo voglio, l'hanno fatto già gli altri prima e siamo finiti nella situazione in cui ci troviamo, quindi punto, ci accontentiamo solo di cose altissime e bellissimo. Cioè, vi accontentate del massimo? Del massimo, sì. Sembra pubblicità. Ma del massimo, non è il massimo per il movimento, nel senso che dobbiamo. Questo, senti, parlate tanto questo di futuro di digitale, no? E anche con competenza. Ieri, appunto, citavamo Casaleggio, l'evento di Ivrea. Ma poi perché allora tra i tassisti e Uber state con i tassisti?
tra tassisti, Uber siamo tassisti. La verità è questa, è che se tu entri in un mercato che è regolamentato anche in modo molto rigido, che è quello dei tassisti, dove hanno comprato delle licenze, tu non puoi in un momento fare entrare un operatore, anche se è in qualche modo usa la rete delle applicazioni che sono all'avanguardia. Perché non hanno le licenze, perché non hanno fatto un percorso che devono fare i tassisti, che devono avere due tipologie di patente. Allora, o regolamentiamo il mercato per tutti, o se no diventa una concorrenza sleale. La concorrenza sleale lo Stato non la può favorire, la deve regolamentare. Allora, o fai un percorso per i tassisti dicendo i tassisti così, gli NCC così, e il noleggio conducente e Uber così, va bene, non che all'improvviso in un decreto mille proroghe ci infili dentro una normativa per Uber, vuol dire che non vuoi discutere di questa problematica, cioè non vuoi affrontare, questa va affrontata con una riforma, una legislazione seria che prende tutti gli attori a 360 gradi e vai a sviluppare quel mercato. Ma nel vostro mondo ideale c'è spazio per Uber? Nel mondo ideale c'è spazio anche per Uber, certo, però regolamentato, visto che abbiamo un'altra categoria che ha regolamenti molto rigidi. Non è che vuoi parteggiare per i tassisti contro Uber, ma se sei governo, sei Parlamento, devi riuscire a fare una legislazione che sia coerente per tutti e non favorire uno piuttosto che l'altro. Però aprirsi alla concorrenza, dal vostro punto di vista, dovrebbe essere positivo. La concorrenza è positivo, certo. Assolutamente no. Difendere settori alla cieca senza favorire la concorrenza? No, qui stiamo parlando che la concorrenza va bene, non può essere sleale. Però va gestita concorrenza onesta. Certo. E stiamo nel settore dei trasporti. Mancano 9 giorni al crack dell'Alitalia. Lì il governo deve intervenire, non deve intervenire. È una compagnia privata o di bandiera alla fine? Sì. Devo fare? Questo è un grande problema, perché alla fine la classe politica purtroppo è questa, i governi che si sono succeduti hanno portato l'Italia in queste condizioni, non hanno saputo avere visione strategica del mercato, gli amministratori delegati che se ne sono andati, che hanno fatto fallire l'azienda, hanno preso milioni di euro di buonuscita, e a questo punto bisogna rivedere tutto, bisogna salvaguardare almeno i lavoratori e capire il percorso che c'è da fare, bisogna sedersi tutti a un tavolo e iniziare una nuova stagione, un nuovo percorso. La soluzione così non c'è. Noi eravamo in disaccordo alla bad company e alla good company all'epoca, dove hanno trasferito i debiti, hanno lasciato poi una parte sana che poi alla fine si è distrutta anche quella, cioè modi di lavorare, di operare. Poi la banca pubblica di investimenti in quel caso sarebbe dovuto intervenire? Nella compagnia di bandiera nazionale sarebbe magari potuta intervenire in dei modi circoscritti, però il punto anche la banca pubblica nazionale, noi la dobbiamo poter fare la banca pubblica nazionale degli investimenti. Adesso sentivo anche che c'era l'idea di una piccola privatizzazione rispetto a Cassa Depositi e Prestiti, ma è possibile privatizzare Cassa Depositi e Prestiti, che è l'ultimo nostro baluardo pubblico davvero forte che può fare iniezione? Ma tra le vostre proposte e la Cassa Depositi e Prestiti che differenza c'è? E noi, la nostra proposta è prima è quella di dividere le banche commerciali dalle banche di affari, quindi le banche ritornano a fare le banche con finanziamenti ad imprese, a famiglie e aggiungo ad idee giovani, cioè devono rischiare un po' su questo per far sviluppare in modo sano il mercato interno e l'imprenditoria interna italiana, e dividere dalle banche speculative, dove investono in prodotti finanziari, perché io devo sapere se metto i soldi sul conto corrente, se questi vanno in prodotti finanziari o meno. Più facciamo divisione, più facciamo chiarezza, meglio è per il mercato, meglio è per le famiglie. Però per questo le imprese. Quindi vorresti cambiare il sistema bancario, oltre che creare la banca, questa banca? Sì, noi abbiamo fatto proposte proprio del cambio del sistema bancario, ma non è una proposta così strana, è proprio una proposta centrale della divisione tra banche d'affari e banche commerciali. Ma non la, cioè, non la abbiamo... banca commerciale non fa anche la banca d'affari? No, assolutamente. Perché siete per principio contro il finanziamento pubblico? Sembra quasi un mostro. A fronte di un servizio, un finanziamento pubblico invece, da parte del governo, da parte, può essere una cosa buona, no? Il finanziamento pubblico ha? Non lo so.
anche i partiti, tutto sommato, perché fanno la politica del nostro paese. Se partiamo dal finanziamento pubblico ai partiti, corretto, sì, non parlo diciamo di che pubblico. Noi abbiamo il referendum del 1993 che ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti e sempre i partiti politici hanno introdotto i rimborsi elettorali, truffando le persone perché non erano rimborsi ma era un finanziamento pubblico a norma di legge ma occulto perché non era un rimborso, era una frode linguistica e poi una frode proprio... Finanziamento pubblico per voi a chi dovrebbe andare semmai? Ma il finanziamento pubblico ai partiti pubblico. Per noi può non esserci, non perché essere. In questo momento noi viviamo di donazioni, non è che viviamo di altro, donazioni di media di 5 euro e vediamo che quando ci sono pochi soldi ci sono molte idee e la fantasia anche di trovare i modi di andare avanti. Quando hai tanti soldi, magari ti siedi un po' sul legame, inizi a gestire un posto di lavoro, il dirigente è qui, la sezione, dobbiamo pagare l'affitto, il partito, e diventa una sorta di azienda che fa anche investimenti immobiliari. L'abbiamo visto nel Partito Democratico, l'abbiamo visto in Forza Italia. Quindi alla fine che cos'è la politica? La politica è un partito che diventa un'azienda perché ha le casse piene di milioni di euro, o sono i conti vuoti e tantissime idee, partecipazione e l'avvicinamento delle persone alla cosa pubblica? Secondo me è più questo ed è quello che stiamo cercando di portare avanti. E devo dire la verità, fino adesso è andata, non posso dire non è andata. Anzi, quello che abbiamo avuto anche di finanziamento l'abbiamo anche restituito, per esempio a Mirandola, la palestra per pubblica al comune di Mirandola, a cui abbiamo dato 400.000 euro, che erano i soldi che erano avanzati dalla campagna elettorale. Ma queste cose qua, a chi le ha fatte? Senti, mai? Sei partito dicendoci che all'inizio della legislatura sugli ecoreati avete trovato un minimo comune denominatore. Adesso abbiamo uno scampolo di legislatura, no, dove ovviamente sulle cose grandi non sarete mai d'accordo, ma su alcune cose che sono molto importanti per i cittadini. Ragioniamoci un attimo, c'è ancora qualcosa che si può votare perché rende utili questi ultimi mesi? Secondo me dovremmo votare il reddito di cittadinanza. No, perché loro hanno cercato di fare un reddito di inclusione, tot miliardi per aumentare le buste, gli 80 euro, tutte norme spot che poi si sono rivelate un flop. Se ci fosse nella legge di stabilità dopo l'estate la votereste? Cosa? La legge di cittadinanza. Certo, sì. Magari, no, però non il reddito di cittadinanza finto che ogni tanto vogliono fare loro e hanno fatto una politica, diciamo così, di espansione, ma che alla fine non ha portato a nulla. Allora dobbiamo fare non solo una politica di espansione, ma una politica di espansione strutturale. La politica di espansione strutturale è il reddito di cittadinanza, non interventi spot. Io vorremmo mettere insieme il Parlamento su questa norma. Abbiamo fatto la marcia per il reddito di cittadinanza Perugia Assisi, ci abbiamo provato in tutti i modi, su temi che in modo sono onesto, meno divisivi col PD, diciamo, pensavo ad esempio all'antiproibizionismo sulle droghe leggere. Si fa in tempo? Si avete una posizione? Si è lavorati nell'intergruppo parlamentare. È una di quelle cose che poi... Sì, lo possiamo fare, non è certo la priorità del paese, perché se parliamo ma di cose che... No, ma la priorità del paese probabilmente si risolverà dopo le elezioni. Alle 3 comunque. Oggi però noi votiamo, per esempio, il testamento biologico. Sì. Ed è importante. Io su questo farei un appello oggi. Farei assolutamente un appello a tutte le forze politiche per concludere l'iter del procedimento, perché iniziamo oggi alle 3, ma addirittura vorrebbero a un certo punto da giovedì farlo slittare forse a maggio, dopo che abbiamo votato i primi articoli. Per la pausa di Pasqua. Pausa di Pasqua, poi allora oggi arriva alla Camera, alle 3 votiamo il testamento biologico, iniziamo con voti segreti, vogliamo concluderlo in qualsiasi modo in questi giorni, lavorando il venerdì, il sabato, la domenica, senza alcun problema. Cioè chiudere prima di Pasqua. Chiudere prima di Pasqua il testamento biologico, ma lo potremmo chiudere entro venerdì, senza alcun problema. E se non lo chiudiamo venerdì, lo chiudiamo sabato. La Camera può essere sempre aperta, basta che il Presidente della Camera, che è la Boldrini, decide così. Dobbiamo riuscire a chiudere il testamento biologico subito. Ci sono questioni ancora molto molto controverse per votarlo o no? Ormai è in aula, quindi bisogna solo votare gli emendamenti e di volta in volta avere le maggioranze. Ci sono le maggioranze, l'importante è chiuderlo subito, non fare melina per buttarlo a maggio, e poi va al Senato e l'Italia finalmente si dota del testamento biologico. Ieri avete presentato il piano energia. Sì. E mi sembra che ci sono state anche delle critiche da parte di Noisma Energia, sostenendo che bene o male sono progetti realistici.
Bene che ci siano anche le critiche oltre ai complimenti, perché se c'è una critica che sia costruttiva noi possiamo magari modificare parte del programma se c'è qualche problema vero, però tutto il mondo, una parte di mondo, anche l'imprenditoria mondiale sta andando verso le energie rinnovabili, cioè la produzione di pannelli fotovoltaici è quintuplicata nel mondo, così l'approvvigionamento dell'energia eolica. Chi va verso, l'ho già detto. Allora sostengono gli investimenti, per esempio, sia sull'eolico sia sull'energia fotovoltaica, ci sono in Italia. Sono stati 16 miliardi nel 2016 e 200 miliardi da qui a... In realtà questo è un dato parziale perché non è totalmente vero. Alla fine sono sempre di più anche gli incentivi per le fonti fossili che per quelle rinnovabili. Però al di là dei dati, che poi possiamo non essere d'accordo, ma noi abbiamo anche altri dati che secondo me sono più certi, ma tralasciando questo punto, fondamentalmente noi dobbiamo andare in un paese che è autosufficiente energeticamente. Lo ha fatto la Norvegia, anche andando verso produttori di petrolio del piano mondo. Energetico. Però la Norvegia vende il petrolio. Sì, però dentro casa sua inizierà a produrre, abbandonerà i soldi che prende dei fonti cose. Sì, ma piano piano si abbandonerà, perché tutti dovremmo fare questo percorso, anche l'Italia, anche la Francia, anche la Spagna, cioè finirà. Noi crediamo, abbiamo programmato una transazione fino al 2050, dove in questi anni noi aboliremo definitivamente l'approvvigionamento da fonti fossili e andiamo in un paese rinnovabile al 100%. Non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, ma si fa con le leve fiscali, incentivando le fonti fossili, incentivando le energie prodotte da fonti rinnovabili, avendo una chiarezza e una trasparenza rispetto alla legislazione e del mercato, facendo gli investimenti di ristrutturazione energetica, il risparmio energetico. Sembra di sentir parlare Jeremy Rifkin, l'ha portato a Palazzo Chigi dal governo. E lui è andato in molti palazzi a parlare di queste tematiche. Quindi Trump in questo caso dovrebbe essere il diavolo. Trump è antistorico. Trump se investe in trivellazioni, in petrolio, in carbone, è antistorico. Però l'antistoricità di Trump in questo caso è già decretata da tutto il mercato delle aziende, che è la rete degli Stati Uniti, che hanno investito nei prossimi 10 anni in energie prodotte da fonti rinnovabili. Quindi secondo me alla fine questo piano di autosufficienza energetica di Trump è un piano che è sbagliato, ma verrà bocciato dalle aziende che già hanno dato miliardi di investimenti sul mercato per questo tipo di energie. Qual è il prossimo piano che presentate? Ambiente. Il prossimo, adesso inizieremo la votazione per il programma esteri. A proposito di esteri, interessante. Sì, quindi è buono che inizieremo la votazione del programma esteri, perché così non ci saranno più siete filo russi, esatto. Non ci sarà qualcuno, qualche... chi era il deputato del PD? Romano. Sì, che ha detto che prendete i soldi dalla Russia. Sì. Avete querelato. Mamma mia. Il piano B per l'Europa, intanto iniziamo allora. Sì, il piano B per l'Europa è un piano che la Germania ha nel cassetto e lo deve avere anche l'Italia. Sicuramente deve iniziare un percorso totalmente diverso. Nell'euro non ci ha chiesto nessuno di entrare e siamo entrati. Possiamo iniziare a dibattere su cosa ha portato l'euro in questi 20 anni, cosa ci ha levato, quanto ha senso questa moneta unica, tutto ciò che è collegato alla moneta unica, quanto ha senso un'Europa che è basata più su banche e finanze e meno sulla partecipazione dei popoli, una costruzione vera di identità europea. Ci sono tanti indicatori che dicono che l'euro ha portato grandi benefici, integrazione, commercio, stabilità, cioè voglio dire, in questo dibattito, okay, iniziamo a dibattere, voi dite che quindi l'euro ha fatto più danni che benefici? Ma io guardo la Grecia e secondo me ha fatto molto più danni, ma non solo, c'è un danno che è chiaro e visibile che ha distrutto il popolo greco, ma secondo... ha portato anche un'idea di democrazia molto strana, dove un popolo come quello greco indice un referendum e la Germania, la Francia bastona in modo duro il fatto che ci sia un referendum su quella tematica. Ma stiamo scherzando, ma sono sovrani i popoli o sono sovrani questi quindi, governi? Però, quindi in questo dibattito voi sostenete la posizione che dobbiamo uscire dall'euro? In questo dibattito noi la prima cosa sosteniamo il referendum, sosteniamo un referendum consultivo, sosteniamo... ma l'idea della moneta fiscale... Noi sosteniamo, però voglio essere chiaro, noi sosteniamo che...
Il referendum è la via maestra sulle grandi tematiche per fare qualsiasi cosa. Il nostro raccogliere le firme per indire un referendum consultivo sull'euro si chiamava senza dubbio no euro, ma no euro perché la moneta così com'è secondo noi non ha portato dei benefici. Ora, la missione del movimento è creare un dibattito pubblico, serio e approfondito sull'Europa di oggi, sulla moneta unica e su tutto ciò che oggi stiamo vivendo, anche nel mercato, cioè le leggi europee che hanno portato le arance marocchine, l'olio tunisino, le grandi responsabilità per la perdita dei fatturati dei pescatori, cioè poi tutto ciò che realmente va sulla vita dei piccoli lavoratori si decidono nelle stanze dell'Europa. La proposta del professor Zenza che avete ospitato è una proposta, perché noi ospitiamo proposte sul blog delle stelle e le proposte vengono elaborate, discusse, analizzate, anche un procedimento culturale, certo, per creare dibattito e cultura, cioè i blog sono nati per questo, certo, per essere un po' le bacheche per le idee, per i temi che le persone vogliono esprimere, per buttare al centro del tavolo le competenze. E oltretutto noi abbiamo un percorso anche abbastanza coerente su quello, perché abbiamo proposto i certificati di credito fiscale in alcune leggi che però abbiamo un mondo molto variegato e molto bello di idee proposte. Sì. Volevo passare alla RAI, devi chiudere questo. Volevo chiedere se sei d'accordo con sulla web tax. Sulla web tax. La web tax è un punto. Noi siamo anche d'accordo sulla web tax, nel senso siamo d'accordo che le imprese che lavorano in Italia poi devono pagare una parte consistente delle tasse in Italia e non in posti lontano dall'Italia. È chiaro, poi anche qui c'entra molto la legislazione europea, perché l'Europa proprio in qualche modo permette i paradisi fiscali all'interno dell'Europa, e allora lì poi anche sempre. Cosa dobbiamo fare di questa Europa, di questo tipo di legislazione? Dobbiamo andare a colpire i paradisi fiscali all'interno dell'Europa? L'Irlanda è un paradiso fiscale in un certo senso? Senti, cosa manca al Movimento 5 Stelle per diventare davvero forza di governo a parte i voti? Cioè i voti lo vedremo, però puntiamo al 40%. Dal punto di vista della preparazione, ti ricorderai che quando Renzi si vedeva che era, puntava a Palazzo Chigi, molti dicevano ma ce lo vedi a parlare con la Merkel, non sarebbe in grado, no? Adesso verso di voi c'è lo stesso atteggiamento. Alcuni dicono, beh, ho capito, sì, c'è un consenso, ma sono preparato? Quindi sono preparati? Che arriveremo. Vi sentite preparati a questo salto in cui passate dal blog alla gestione? No, noi non passiamo dal blog alla gestione, noi passiamo al massimo da lavoro parlamentare di anni, lavoro nelle commissioni, lavoro sul territorio di 10 anni al governo, non dal blog al governo. Non è vero, ma io c'è un esempio che faccio. Gli esperti, le famose competenze, chi è che è in grado di governare? L'esempio su tutti è che abbiamo il governo più forte del mondo dei tecnici con le persone illuminari di questo paese, chiamiamola Fornero, e mi fa uno sbaglio enorme sugli esodati, certo, con le lacrime, quelle che io definisco di coccodrillo. Allora, più esperto di Monte della Fornero, in teoria, i grandi bocconiani chi erano? Loro. Hanno sbagliato su tutta la linea. E allora io non accetto più l'incompetenza, gli inesperti, accetto più la passione, la voglia di provare, di sperimentare, il coraggio di riuscire. La passione può compensare l'inesperienza. No, la passione può farti diventare competente insieme a tutti i cittadini su alcune questioni che attengono al governo del paese. E io penso che l'abbiamo dimostrato però. Diciamo anche però un'altra verità che forse nessuno conosce, sì, che è vero la passione, è vero la voglia di fare del bene al paese, ma mi sembra che al Senato come alla Camera molti di voi si siano circondati da ottimi tecnici, o sbaglio? Quindi, non c'è dubbio. Mi sembra che sulla competenza stiate investendo, io conosco alcuni del legislativo che mi sembrano persone... Ma non c'è ombra di dubbio, quello attiene alle tue responsabilità di parlamentare, anche di avere vicino persone che siano valide, che lavorino sulle proposte di legge insieme a te, che applicano l'idea politica in termini legislativi. Allora, se i cittadini italiani chiedono un determinato tipo di legge, tu devi avere gli strumenti e le persone che siano in grado di elaborare quel tipo di legge. L'indicazione politica e poi c'è
la legge. Anche io ritengo di avere un ottimo staff a tutti i livelli. Cioè. Senti, si è occupato molto di televisione in questi anni, sì, per la commissione di vigilanza. Cosa è cambiato adesso nella RAI col nuovo contratto di servizio? Cosa cambia? Il nuovo contratto di servizio dobbiamo ancora elaborarlo. Adesso c'è la concessione che è in attenzione alla commissione di vigilanza. Però ciò che più è cambiato in questi anni in realtà è che in RAI c'è molta più trasparenza, anche perché la commissione tutta ha fatto un lavoro eccezionale sulla trasparenza. Questo è merito anche della RAI? Questo è merito della commissione, è merito della RAI, è merito del dialogo che si è instaurato. Quindi c'è un buon rapporto con la maggiore, il capo dall'orto. Ma c'erano prima anche Gubitosi e la Taranto, sì. Le faccio un esempio. Io ho chiesto come presidente di commissione che il piano industriale venga illustrato in commissione in diretta streaming, il piano industriale, oppure la relazione sul bilancio, il che significa che da quando si è instaurata la mia commissione, insieme a tutte le forze politiche, perché poi tutte hanno voluto anche questi passaggi, Gubitosi è venuta a illustrare il piano industriale in diretta streaming, non era mai successo prima, quindi tutte le commissioni sono in diretta streaming, le interrogazioni che i commissari fanno alla RAI non sono più di un rapporto così dire privatistico, certo. Ma oggi vengono pubblicate e vengono date meglio a la tutti. RAI di Gubitosi o quella di Campo dall'Orto? Sono due RAI diverse, perché Gubitosi era più un tecnico rispetto ai conti, ai bilanci, e poco sul contenuto, la parte editoriale. Invece Campo dall'Orto è più su contenuti e parte editoriale. Secondo me è una giusta prosecuzione. Il coraggio che manca a tutte e due è quello di incidere realmente sull'informazione e sulla riforma dei TG. Cosa fareste su quello? Lì ci vuole libertà, indipendenza, un altro tipo di competenze e di visione. Dobbiamo finire di pensare che Orfeo in questo caso, ma il direttore di TG1 sia governativo, come se Rai 1 fosse in mano. Però l'altro giorno avete chiesto la dimissione di Orfeo per quell'incidente sulla Raggi. Sì, ma è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché io già le avevo chieste come deputato del Movimento 5 Stelle quando Orfeo in gran parte non rispettò il pluralismo sull'informazione politica rispetto ai referendum, quindi la par condicio referendaria, troppo sbilanciato, troppo schiacciato sul governo. Allora, la RAI non può essere in parte governativa, in parte all'opposizione, neanche se parlasse del Movimento 5 Stelle. Come scegliereste voi i manager della RAI? Noi abbiamo presentato una legge che solo in parte è stata poi immessa nella legge del Partito Democratico, e siamo riusciti a elaborare il piano trasparenza. Il piano trasparenza oggi è un piano che agisce in RAI, e infatti in 50 anni non si conoscevano gli stipendi dei dirigenti e curriculum, ma oggi è tutto online sul sito. Ma questa è una rivoluzione, che ci abbiamo messo 3 anni e mezzo di lavoro. Sì, ma mi chiedo, per mandare il direttore del TG1, del TG2, del TG3 sì, con un governo 5 Stelle, con che criterio verrebbe scelto? Non tramite il governo dei 5 Stelle, questa è la cosa buona. E noi abbiamo elaborato una legge con un avviso di gara pubblica, dove arrivano tutti i curriculum, e si fa una rosa dei migliori e coloro che accedono a requisiti positivi e negativo. Per esempio, requisito in positivo: devi essere stato manager per 5 anni di questa azienda, devi aver elaborato questi contenuti, aver fatto queste esperienze. Dall'altro, non puoi essere stato parlamentare negli ultimi 7 anni, non devi aver avuto incarichi di governo o incarichi di partito. Senti, ma non è che col governo dei 5 Stelle poi ci troviamo il mio amico Marco Travaglio, direttore del TG1? Deve mandare il curriculum. Sarebbe no, cioè, no, deve mandare il curriculum come tutti gli altri. In ogni caso è il consiglio di amministrazione che poi sceglierebbe i direttori dei telegiornali insieme ai direttori di rete, ma noi dobbiamo scegliere il consiglio di amministrazione indipendente, di comprovata esperienza e comprovata indipendenza e capacità. Alla fine i tetti agli stipendi saranno rispettati anche in RAI? I tetti agli stipendi oggi già sono rispettati in RAI e sono a 2,40. Sui manager? Su tutti i dipendenti della RAI. Sì. Il problema è questo tetto deve essere rispettato anche per altre tipologie di contratti, dove tipologie di contratti si intende praticamente conduttori. In questo momento sì, è scattato dal primo aprile.
Detto questo, la cosa che va risolta è la trasparenza dei compensi, i rapporti che ci sono tra i capi strutture e i direttori di rete con i manager delle star, che sono anche a volte produttori delle trasmissioni dove agiscono le star. Quindi è un conflitto di interessi che è una delle prime cose che ho segnalato in commissione e che ho elaborato e messo nel contratto di servizio che poi Rai e il governo non hanno mai voluto applicare. Se affronti il conflitto di interessi, se affronti la trasparenza, allora possiamo anche riparlare del tetto, ma non una cosa sì e una cosa no, o si affronta tutto o si rimane così. Senti, siamo agli ultimi minuti, è arrivata la notizia che la Raggi ha presentato con l'assessore Flavio Marzano questa proposta per Roma di introdurre petizioni popolari online e referendum comunali fatti anche questi in rete partecipativi, consultivi, voto elettronico. Chiudiamo con una bella notizia. Sì, perché, lo sapevate? Sì, lo sapevamo. Quindi diventa un laboratorio di democrazia diretta a Roma. Deve diventare un laboratorio di democrazia diretta a Roma, come tutte le altre nostre amministrazioni. E sono anni che noi diciamo che dobbiamo fare le petizioni online, che siano poi firme davvero certificate online, perché rimanere a raccoglierle ancora in un modo... Voi grillini con le firme non siete fortunati. No, io dico che siamo fortunati, abbiamo raccolto a centinaia e sono tutte buone. Sono pochi incidenti, sì. Diciamo. Napoli De Magistris è migliorata? De Magistris agisce su progetti che sono molto vecchi e che piano piano stanno andando avanti, al di là di De Magistris, dico le metropolitane e così via, alcune cose, però... La quantità di parole, di cose che afferma il sindaco rispetto poi alle cose che davvero si fanno è enorme, c'è un gap che è troppo grande. Non ultimo l'ANM, l'azienda di trasporti di Napoli, che dopo 6 anni di Magistris comunque rimane allo sfascio. Se tu oggi a Napoli tu aspetti un pullman un tempo indeterminato e quindi non consente alle persone che vogliono spendere il semplice biglietto del pullman di muoversi nella città in modo agevole, questo dopo 6 anni. I problemi che ci sono stati enormi sulla Napoli Servizi, che è la partecipata del comune più importante, i disagi alle persone con disabilità. Ci sono molti lati dell'amministrazione dei Magistris dove dopo 6 anni possiamo dire che sono tutti nodi completamente irrisolti. E Napoli è una città che ha uno spirito e una forza molto, molto grande, quindi in qualche modo si reinventa e cerca di andare avanti, però non condivido lo spirito trionfalistico del sindaco, perché per dire che tutto va bene non bisogna essere sempre trionfalistici. Si può dire ci sono delle cose che vanno bene, delle cose che vanno male, non siamo riusciti in alcuni settori, siamo riusciti in un altro, e ve lo dimostro. Avere un'idea un po' più rispettosa della verità. C'è qualcosa che salvate del governo Gentiloni in questi 100 giorni? Del governo Gentiloni in questi 100 giorni non ho in mente neanche un provvedimento, no, in realtà non c'è da salvare, è la continuazione del governo Renzi. Anche a voi piace il ministro Minniti? Da che punto di vista? No, perché nei sondaggi risponde un certo gradimento. Cioè, no. Sono attori in continuazione con una politica che era quella del Partito Democratico, che a noi non ci piace. E anche adesso sul terremoto, il decreto terremoto, cioè Gentiloni non è riuscito ad essere operativo davvero. Devono essere più operativi, dare più forza, soprattutto durante le emergenze e le tragedie. Lì possiamo essere insieme per aiutare come stiamo facendo, responsabili in ogni settore, in ogni modo, ma su tutto il resto è un governo che non ci piace, fa perdere solo tempo al paese. Ultima di Marvin. Cessione a sinistra e le officine di Giuliano Pisapia, è nelle vostre corde quello che sta cercando di mettere in piedi Pisapia, questo movimento che parte dal basso e che vuole cercare di costruire un fronte unitario ampio? Nelle nostre corde io guardo con... va bene che ci sia più offerta politica, democratica, che ci sia dibattito pubblico nel paese, nell'interesse pubblico. L'importante è non ripetere sempre i soliti teatrini, i soliti errori, le correnti, le divisioni, cioè vedere ciò che è già stato, ciò che abbiamo
già vissuto. Purtroppo la mia idea è che alla fine si ricade sempre nei soliti schemi, perché da là si viene ed è difficile uscirne. E quindi noi proseguiamo sulla nostra strada, gli altri faranno ciò che vogliono, noi andiamo avanti per ciò che ci siamo detti e per il motivo per cui siamo nati, ma in modo molto sereno e combattivo. L'ultima domanda è arrivata dalla rete: quando avremo in Italia un piano serio per l'auto elettrica? Cioè, ci avete una data anche su quel 2050 usciamo dal petrolio? Sì, dal però gas. Noi ogni 5 anni abbiamo dei paletti. Dobbiamo passare anche all'elettrificazione, all'elettricità prodotta dalle energie rinnovabili. Nel piano energetico nazionale c'è una data: in 5 anni riusciamo a uscire dal carbone, in 10 anni riusciamo a uscire dal petrolio, la transizione comunque rimane ancora con il gas fino ad arrivare al paese nel 2050 completamente rinnovabile, e in questo arco di tempo daremo lo stimolo anche al sistema dell'auto elettrica. Bene, questo spazio si chiama Viva l'Italia, ti chiederemo di dire Viva l'Italia perché, ma puoi anche dire Forza Napoli visto la partita di domani. Scegli tu, se tu puoi decidere il momento. No, non mi vedete far decidere. Vai, scegli Viva l'Italia. Sì, no, assolutamente. Com'è Sarri a proposito? Siete soddisfatti con i napoletani? Io molto. Sarri è un allenatore che ci ha fatto di nuovo affezionare al gioco del calcio, ma non a Napoli, penso a tutti gli italiani, perché un gioco come quello di Sarri è proprio un gioco come quando arrivò Sacchi nel panorama nazionale, che alleno il Milan, cioè cambia la metodologia di gioco, il pensiero. Anche tu hai fischiato i Queen? No, sono d'accordo con l'indifferenza. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Perché? Ah, dobbiamo... Questo è difficile. Sì. Perché per te viva l'Italia oggi? Ah, viva l'Italia perché è il mio paese e lo amo e voglio lavorare e stare qui. Bene, assomigliava a quella di Berlusconi, adesso te lo voglio dire, però... Lo sai perché? Perché quando si fanno gli slogan, la sempre vai a finire. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Mi diceva lui, l'Italia è il paese...